Hortus Ostuni, laboratori, eventi, confronti, dialoghi, ma soprattutto natura. La primavera sboccia nel Salento e in Puglia proprio con questa manifestazione che viene ormai da lontano. E questa è la settima edizione ad Ostuni, parte ancora prima da Brindisi, però è soprattutto un evento che in questo periodo importante di ripartenza con la primavera fa risbocciare la speranza che tutto possa tornare alla normalità, nonostante chiaramente anche una guerra a poche ore di volo dalla nostra nazione che ci preoccupa tanto. Il tema della pace è uno dei temi fondamentali. La giornalista Tiziana Volta di Gardenia parla appunto di un progetto legato alla marcia della pace di Assisi che riproporremo anche qui a ottobre con una pianta dedicata al suo fondatore, che è una passiflora, e questo diciamo è un elemento fondamentale. Quindi siamo coscienti che bisogna fare qualcosa anche di significativo, di importante anche su questo tema, e Hortus è anche un'occasione per riconnettersi con la natura, ma soprattutto per riacquisire quella dimensione di umanità che ci interessa maggiormente. Ecco, poi il settore florovivaistico, che con la pandemia ha subito una crisi molto grave, oggi guarda con grande entusiasmo anche e soprattutto a una Puglia sempre più verde. In effetti, per assurdo, il settore del verde è quello che ha subito prima ancora di noi le quarantene e la pandemia, quindi la xylella ha messo in ginocchio un sacco di produttori, da una parte anche di olio per la parte terminale o le conseguenze sul paesaggio, no? Che gli alberi secchi hanno prodotto, però soprattutto tanti vivaisti che sono stati costretti a chiudere le loro esportazioni, soprattutto in territori vicino ai nostri, anche fuori regione, proprio per causa, insomma, della xylella. Quindi è un settore che ha voglia di ritornare a vivere, a crescere, a progredire. E sicuramente l'agricoltura è un aspetto tecnico e, diciamo, altamente di qualità come quello della flora vivaismo, è un volano fondamentale per l'economia della regione.